Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Immortals Phoenix Rising. Siamo qui alla fucina degli dei, perché raga vi ricordo che abbiamo ancora una questione in sospeso oltre alle quest secondarie che ci ha dato appunto Efesto. Vale a dire, regà, la missione questa qui. Abbiamo ancora questa missione di Ares da portare a termine, così che concludiamo le sue secondarie e poi ci dedichiamo ai quattro ciclopi di Efesto e porteremo tutto alla sala degli dei non appena finiremo tutte queste due questioni, e poi andremo, se abbiamo tempo, a fare la quest di fosforo. Vendiamo qua del melograno, perché ci può sempre servire, perché non si sa mai se dobbiamo combattere contro qualcuno ancora, e molto probabile questa la farà un episodio un po', diciamo così, per le quest secondarie di loro due. Ah, e lì abbiamo la tana dello spettro. E regà, mi sono portato avanti off camera e ho sconfitto Eracle. Adesso vi faccio vedere l'inventario. No, dov'è che stanno i cosi? Perché so che è qua nell'inventario da qualche parte. Eccolo qua, questo qua. Infatti qui abbiamo la moneta, lo stemma di Achille e lo stemma di Eracle. Quindi adesso poi dovrò affrontare gli altri due ancora, però se riesco magari ne affrontiamo qualcuno insieme, o oggi o comunque in uno dei prossimi episodi, o magari facciamo un episodio unico per gli ultimi due spettri. Mentre Phoenix si avvicinava alla fucina, percepì di non essere solo. Ho detto io che c'era qualcuno che ci avrebbe rotto i maroni. Chivata perfetta, bello. Doppia. Beccati le mie martellate. Mette Vuole! Vai Fosfo! Bam! Vai ancora Fosfo! Dai, l'ha intontito, bravissimo! Però non vale, mi si è buggato lì! Cavolo, mi si è buggato! No! Quella! Vai, Fosfo! Bomba! No! Ma ha preso! Che miseria, raga! Fosfo!
Porca miseriaccia. Uno. E là. Dai che ti manca poco, leggendario bruto tartaro. No, m'ha preso. Olè. Fosforo dell'amore ardente. Ripariamo. No, aspetta, com'è? Perché? Qua interagisci. Sconfitti gli arroganti Sparti, Fenix poteva dedicarsi a riparare l'armatura danneggiata. L'armatura splendeva. Un po' fuori moda, ma andrà bene. Ottimo. Tutti i ricordi opprimenti mi schiacciano. Hermes, Zeus è stato crudele con te quanto con me. Come fai ad andare avanti? Di sicuro non gli regalerò una Kilix con la scritta il papà migliore del mondo. Sai, mi limito a convivere con il dolore. Se mi vuole schiacciare, faccia pure. Piangerò, mi dispererò, lo accoglierò dentro di me. Wow, davvero? No, Efa, sto scherzando. Bevo e me la prendo con le persone emotivamente deboli. Dovresti provare. Ho ucciso gli Sparti come mi hai chiesto. Considerati pure vendicato. Ah, favoloso, favoloso, favoloso. Ah, sono stato un pollo troppo a lungo. Oh, che incubi. Ho preso anche la loro armatura. Era ridotta in pezzi, ma l'ho riparata alla fucina. La fucina di Efesto? Finalmente l'ha usata qualcuno di capace. Grazie, credo. Sinceramente non so se era un complimento o meno. Per un grande guerriero serve una grande armatura. Le spade non scherzano. La vendetta del pollo completata. Io avrò fatto qualche taglio, ragazzi, sicuro. Sicuro farò qualche taglio dopo il taglio, il rapporto ad Ares. Fenix si imbatté in Sterope, un tempo guardiano degli automi e ora ridotto a sentinella di Tifone. I ciclopi sono stupidi. E li puoi prendere alle spalle, guarda. Attacco furtivo! La mia perfezione purificherà un due sorra! Schivata perfetta, luogotenente Sterope. Scusate la visuale, ma raga, lui è gigante. Fosfo, ancora non puoi andare. Non sei molto bravo a lanciare, eh. Evidentemente a baseball fai cagare. Ma qui! No.
Vai Fosfo! Wow! Nei ciapette, guarda come lo colpisco nei ciapette. Guarda, 76 di combo, mai fatte 76 di combo. No, raga! 86! Bamba! Ed ora... Ci vediamo nell'Ade, Sterope! Non mi è mai piaciuto. Certo che no, ha solo forgiato il tuo fulmine. Un lavoro mediocre. Non l'ho mai pagato. E adesso andiamo dall'altro. Ne abbiamo altri due, mi pare. Bronte, il traditore, attendeva nelle profondità delle voragini. L'aiutante di Efesto, quello che ha forgiato il mio tuono. La prima volta che l'ho incontrato a una festa, il suo occhio mi seguiva ovunque. Era imbarazzante dove ne sono andato. Non vuoi che crei la tensione narrativa, vero? La furia e la corruzione di Tifone erano potenti, ma Fenix era riuscito a sporgere le sue grinfie per il momento. Cavolo! Sei un pessimo lanciatore, bello! Ah, m'ha preso, maledetto. Sono qua. Non l'ho visto arrivare. Fosfo! Ehi là! Sono qua! Calcolato male la cosa! Mm.
Ehi là. Wow. Non l'avevo visto perché la telecamera era andata un po' da un'altra parte. Nel ciurlo. E nel chiurlo. Il passo del chiurlo lo conosci, Bronte? Stare attento al chiurlo. Ma non mi hai preso, dai, Bronte! Non mentirmi! Fosfo! Dai, Bronte il tuono. Ciclope, deve esserci qualche battuta adatta. Oppure potresti esultare per i trionfi del guerriero. Che portava gli scudi. Bastardo. Amicizia consolidata. Oh, nuova armatura. Con cautela. Eccola qua la zona della missione. Qua. Ok. Prima liberiamo questi pari, queste cose. Ok. Qua c'è del melograno. Adesso toglierei tutta sta roba. Ok, dovrebbe essere questa la zona della missione. Dovrei aver liberato tutto, no? Ma quella la posso liberare così? No, non si libera, porco cagnacciolo. Ah, cavolo, e adesso? Dovrei avere tutto libero adesso, no? E questa deve essere la porta ultima. Quattro. È tutto inutile. Phoenix sta per rimettere tutto a posto. Eccola qua, la chiave olimpica. Che sia quella? Finalmente forse l'ho trovata. L'unica cosa che sembra una porta è questa. Eh già.
Oh cavolo, no. Finalmente, oh. È stato duro, eh. E così venne ritrovata la speranza. Tutto quello che ho fatto era per proteggere quel poco di speranza rimasta nel mondo. Era troppo fragile per affidarlo a Efesto. Figuriamoci all'umanità. Eppure guardali. Tuo figlio è più forte di quanto avresti mai creduto. E anche Phoenix. Ok, e adesso dobbiamo andare a fare rapporto. Ok. Sei tornato. Pieno di speranza. Che possa raggiungere tutti. Hai portato a questo vecchio dio molto più che la speranza. Dubitavo del mio valore. Tutti lo facevano. Ma quel dubbio non mi ha indebolito. Mi ha reso forte. Ero il più grande artista che avesse mai lavorato il metallo. Perché i miei dubbi mi hanno spinto verso vette sempre più alte. Grazie a te, sono di nuovo così. E forse anche un po' più orgoglioso. Non c'è niente di meglio che fare arte, giusto? Mi impegno a ricostruire questo mondo insieme a te. E quando sarà tutto finito, magari mi aiuterai a distruggere un po' di quell'arte. Sei il primo amico che ho da molto, molto tempo. Il primo di molti. Grazie, giovane Phoenix. Possa la luce di mille fucine guidarti, ragazzone. Possa la luce di mille fucine guidarti. Hai un po' di elettro da spendere. Ok. È stata un'impresa, ma... nuovo elmo! Elmo dell'armatura eterea. Vediamo un attimo come si conviene. 24 di difesa. Là là! Che cambiamento! No, che brutto però! No, raga, non si può guardare. Non si può guardare. Veramente, non si può guardare. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima, che andremo a salvare l'ultima dea rimasta. Oddio, rimasto, boh, chi lo sa.